Ciao a tutti ragazzi, nuovo tutorial. In questo tutorial vi mostrerò come realizzare queste campanelle. Sono dei piccoli fiorellini con i quali realizzare delle composizioni, oppure magari io avevo pensato a degli orecchini con delle coppette superiori, fare delle cascate, diciamo, di queste campanelle. Allora, partiamo col materiale. Il materiale di cui avremo bisogno è il seguente: rocaille 110, in questo caso sto utilizzando le TH 90538, rocaille 150, TH 90723, queste beige, e poi avremo bisogno di qualche Swarovski 5 o 6, oppure mezzi cristalli, oppure perline di altro genere. Io utilizzerò dei bicono. Oltretutto avremo bisogno chiaramente di ago e filo da tessitura. Partiamo subito inserendo sull'ago 10 rocaille 110 e chiudendo il lavoro al cerchio in questo modo. Adesso inseriamo sull'ago 2 rocaille 110 ed inseriamo l'ago non nella perlina successiva a quella da cui esce il filo, ma in quella ancora dopo. In questo modo. La tecnica per realizzare questi fiori è la tecnica Rimbon. Quindi lavoreremo di conseguenza. Di nuovo inseriamo 2 rocaille 110 sul lago e andiamo ad inserire l'ago non nella perlina successiva, ma in quella ancora dopo. E con le dita posizioniamo bene le rocaille in questo modo. Di nuovo 2 rocaille 110 sul lago e inseriamo l'ago in questa perlina. Così. Ancora 2 rocaglie 110 sul lago ed inseriamo la perlina non in quella successiva da cui esce, di quella dalla quale esce il filo, ma in quella ancora dopo. In questo modo. Ultimo passaggio del giro, inseriremo sul lago 2 rocaglie 110 ed inseriamo l'ago non nella rocaille successiva a quella da cui esce il filo, ma in quella ancora dopo e anche nella prima inserita in questo giro. Quindi effettuiamo uno step up e tiriamo il filo. Avremo questa cosa qui. Adesso continuiamo sempre alle Rimbon. Inseriamo 2 rocaille 110 sul lago ed inseriamo l'ago nella rocaille successiva a quella da cui esce il filo e anche in quella dopo, in questo modo. Effettuiamo questo passaggio perché in questo modo il filo stringerà un po' il lavoro. Di nuovo 2 rocaille 110 sul lago ed inseriamo l'ago nella perlina successiva da quella da cui esce il filo e in quella ancora dopo. Ecco qui. Nuovamente 2 rocaglie sul lago, inseriamo l'ago nella perlina successiva a quella da cui esce il filo e in quella ancora dopo. Di nuovo questo passaggio fino a terminare tutto il giro. Nell'ultimo passaggio di questo giro inseriamo 2 rocaglie 110, inseriamo l'ago nella rocaglia accanto a quella da cui esce il filo e poi inseriamo anche in queste due successive. Chiaramente il giro verrà chiuso sempre in questo modo, tanto vi farò ogni passaggio. Ok. Avremo questa specie di, diciamo, di stella, eccola qui, che sarà la base della campanella, anzi non solo la base, sarà anche, diciamo, la parte comunque inferiore. Adesso, per il prossimo giro, inseriamo 2 rocaglie 110 sul lago e passiamo nella rocaglia successiva a quella da cui esce il filo. A questo punto, sempre per stringere il lavoro, inseriamo una nuova rocaglia 110, una soltanto, e passiamo l'ago in questa rocaglia sporgente successiva, nella prima rocaglia sporgente successiva. E qui iniziamo a tirare un po' il filo in modo tale che si crei una specie di coppetta. Di nuovo
Due rocaie 11-0 sul lago, passiamo l'ago nella rocaia accanto a quella da cui esce il filo e tiriamo. Dopodiché inseriamo una sola rocaia 11-0 sul lago e passiamo l'ago in questa prima perlina sporgente e tiriamo bene il filo in questo modo. Di nuovo inseriamo due rocaie 11-0 sul lago e inseriamo l'ago in questa rocaia qui. Poi inseriamo una sola nuova rocaia 11-0 ed inseriamo l'ago qui. Questo passaggio chiaramente andrà ripetuto fino alla fine del giro. Vedete, si comincia ad incurvare il lavoro. Di nuovo due rocaglie 11-0, inseriamo l'ago in questa rocaglia e tiriamo il filo. Una nuova rocaglia 11-0 sul lago ed andiamo ad inserire l'ago da questa parte qui. Ancora due rocaglie 11-0, inseriamo l'ago nella rocaglia successiva a quella da cui esce il filo e l'ultimo passaggio del giro, una rocaglia 11-0 ed inseriamo l'ago nelle due perline successive, così. Una, scusate, ne ho presa una sola e due, ecco qui, e tiriamo il filo. Adesso facciamo un altro giro effettuando lo stesso identico passaggio, quindi due rocaglie 11-0 sul lago ed inseriamo l'ago nella perlina accanto a quella da cui esce il filo, una rocaglia 11-0 ed inseriamo l'ago nell'ultima rocaglia sporgente, nella prima della coppia. Stesso passaggio, quindi stesso giro di quello precedente. Di nuovo due rocaglie sul lago, inseriamo l'ago qui e tiriamo il filo. Poi una rocaglia sul lago, inseriamo l'ago in questa perlina sporgente e tiriamo il filo, se non si intreccia chiaramente, ecco qui. Le sistemiamo un po' con le mani quando c'è possibile e tiriamo il filo. Vedete che si sta creando la campanella. Due rocaglie 11-0 sul lago, inseriamo l'ago qui, tiriamo il filo, una rocaglia 11-0 ed inseriamo l'ago in quest'ultima qui. No, scusate, credo di aver inserito una rocaglia in più, ecco qui. Allora sì, una rocaglia 11-0 ed entriamo in questa rocaglia qui. No, avevo visto male dalla videocamera. Di nuovo due rocaglie da 11, inseriamo l'ago in questa rocaglia qui e poi inseriamo una nuova rocaglia da 11 ed usciamo in questa parte qui. Ultimo passaggio del giro, due rocaglie da 11 sul lago, inseriamo in questa rocaglia così, una rocaglia da 11 sul lago ed andiamo ad inserire l'ago nelle ultime due così, tiriamo il filo ed ecco qui quello che ci verrà fuori. Vedete, così e così. A questo punto dobbiamo fare altri tre giri inserendo due rocaglie sul lago, passando nella rocaglia successiva a quella da cui esce il filo, in quella centrale aggiunta nel giro precedente e in quella successiva della coppia successiva e tiriamo il filo. Si verranno a formare, diciamo, questi petali. Di nuovo due rocaglie 11-0 sul lago, inseriamo l'ago
nella rocaille accanto a quella da cui esce il filo, nella rocaille singola inserita nel giro precedente e nella prima rocaglia della coppia successiva. Quindi inseriremo l'ago in tre rocaglie diverse. Ed ecco qui. Di nuovo, due rocaglie sul lago, stesso passaggio. In questo modo. Di nuovo, due rocaglie sul lago, inseriamo nelle tre rocaglie successive, di nuovo, ultimo passaggio del giro, due rocaglie sul lago, inseriamo l'ago qui, nella singola inserita nel giro precedente. E nelle due, essendo l'ultimo passaggio del giro, nelle due rocaglie, vedete, finali del petalo successivo. E facciamo questo lavoro ripassando però sempre nella stessa perlina inserita per altri due giri. Quindi di nuovo due rocaglie 11-0 sul lago. Inseriamo l'ago qui, tiriamo il filo, poi inseriamo di nuovo l'ago nell'ultima rocaglia singola inserita, quindi è più giù, così, tiriamo e poi di nuovo l'ago qui e tiriamo. Di nuovo, due rocaglie 11-0 sul lago. Inseriamo l'ago prima in questa rocaille accanto a quella da cui esce il filo, poi inseriamo l'ago nella rocaglia singola ultima inserita, che è questa qua giù, e poi inseriamo l'ago nella prima rocaglia della coppia successiva. Vedete? Chiaramente io sto usando il filo bianco per farvi vedere, però se riuscite a trovarlo più o meno dello stesso colore o a colorarlo anche, forse è meglio. Di nuovo, due rocaglie sul lago, inseriamo l'ago qui e tiriamo il filo, poi inseriamo l'ago in questa perlina singola e tiriamo il filo e poi nella prima perlina della coppia successiva e tiriamo. Così, di nuovo due rocaglie sul lago, inseriamo l'ago in questa perlina qui e tiriamo il filo, poi andiamo ad inserire l'ago nella perlina singola inserita precedentemente e tiriamo il filo, e poi nella prima rocaglia della coppia successiva. Qui. Ultimo passaggio di questo giro, quindi inseriamo sul lago due rocaglie 11-0. Inseriamo l'ago nella rocaglia accanto a quella da cui esce il filo, e sistemiamo quando è possibile. Poi inseriamo l'ago nell'ultima perlina singola inserita in questo modo. E poi, essendo l'ultimo passaggio del giro, nelle due rocaglie incolonnate nella fila successiva. Ecco qua. Ripetiamo questo giro ancora per una volta.